E what a tutti ciurma e benvenuti da Jagerin in questo nuovissimo episodio su Silent Hill 4. Ricordatevi ragazzi che come sempre i vostri like sono assolutamente fondamentali affinché io prosegua questa serie, per cui vediamo ragazzi di raggiungerne almeno 50. In ogni caso io vi ringrazio dal più profondo del mio cuore ragazzi, perché anche il secondo episodio ha raggiunto e superato i 100 like, per cui penso non mi sia mai successo prima d'ora ragazzi, è tutto merito vostro, grazie veramente di cuore. Vi invito quindi a continuare ragazzi a sostenere questa serie lasciando un bel pollice in su, è l'unica cosa che vi chiedo. Per cui l'altra volta ragazzi avevamo ritrovato Zizza in qualche modo, eravamo riusciti a insomma ad andare un po' qua e un po' là nella metropolitana, a passare insomma in mezzo ai vagoni, abbiamo ritrovato un bucio di culo, siamo ritornati qua in casa e giustamente qualcuno di voi l'altra volta mi ha fatto notare che io non ho ragazzi guardato questa scritta, in effetti, se proprio vogliamo essere specifici. C'è un messaggio inciso qui, sembra fatto con un punteruolo rompighiaccio o qualcosa di simile. La tenue speranza che nutrivo si sta lentamente trasformando in disperazione. In qualche modo sono riuscito a scavare fin qui, ma per quanto mi sforzi non riesco ad andare oltre. Il corridoio, le finestre, i muri. Questo appartamento sembra intrappolato in un'altra dimensione. Eileen non si è mai accorta. Chi è Eileen prima di tutto e di che cos'è che non si è mai accorta? In ogni caso ragazzi ricordiamoci che io qua nell'inventario c'ho ancora ste monete, c'ho il latte al cioccolato e comunque qua in casa abbiamo la possibilità di utilizzare sta cassa, la cassa del palloncino sgonfio la chiamerò, in cui appunto potremmo comunque credo lasciare degli oggetti. Fatto sta che io non so ancora effettivamente se ste monete mi servono. Per cui, io penso ragazzi che l'unica cosa che ci rimane da fare è ritornare nel bucio regulo, purtroppo, per quanto io non desideri davvero farlo. Infatti, non desideri davvero farlo, mi ripeto. Sì, purtroppo sì, voglio entrare e perché ragazzi eravamo arrivati in una stanza dove c'è una scala, quindi io penso che dovremmo scendere da quella scala. Vediamo un pochettino se ci porta ancora più giù all'inferno. Ecco qua, Harry! Qualcuno di voi ha colto la citazione l'altra volta, ragazzi? Dovrei scendere, ma perché? Allora, fare domande al condizionale, cioè, dovrei scendere, cioè, ti sembra effettivamente che tu ci dovresti scendere? Non ti accorgi che ti porta dritto all'inferno più profondo, cioè, proprio nella bocca di Belzebù ti sta portando? E chiedi a me se ti dovrei far scendere. Cioè, io te risponderei di no, però, purtroppo, per continuare, ammazza pure. Che cazzo è? Cioè io dovrei stare tranquilla? Cioè adesso io dovrei tornare in game? Cioè no, seriamente, parlamone. Oh, che cazzo sta succedendo? C'è una scala. Un'altra. Ma che davvero? Guarda, delle munizioni. Certo che li vogliamo prendere. Certo, cioè, ah, ma minchia, non si combinano. Qua non succede come Resident Evil che è la stessa cosa poi unì. No, qua ti occupa uno spazio in più. Va bene, ok. Come si faceva a equipaggiare? A cipicchia, già me sono scordata. Ok, così. Sì, col passo del tacchino in pratica. Ok. E che non mi ricordo manco come si usa, ragazzi. Cioè, c'ho il panico più assoluto. Com'è che si usava? No, sul serio. Si usava tipo, si armava con L2 o una roba del genere. Ma forse solo quando ci sono dei nemici nelle vicinanze, non lo so. È aperto. Fantastico. Che meraviglia. Non possiamo analizzare nient'altro qui intorno. Sembrerebbe di no, ragazzi. Abbiamo aperto una porta. Perché te fa ma... Oh, what the fuck. Oh, merda. Oh, Gesù, ragazzi, ma come vi scaldate? Ok, ragazzi, sono... Ah!
Gli sono andata proprio addosso. C'è un genio. Vabbè. Ma vi state sempre a lamentare. Cioè, sono ritornata di qua in pratica. A che mi è servito? Comunque il volume è pazzesco. Oh merda. Vabbè. Ragazzi. Siete troppo nervosi. Ok, a questo punto, cioè sul serio, perché cazzo mi ha fatto riuscire da là? Non sono riuscita a capire che cazzo devo fare. Cioè perché? Oh porca vacca. Ragazzi. Oh fatemi vedere un po'. No, oh madonna Gesù. No, in sto modo non si può giocare. E qua che c'è? Qua non ci sono stata. È pieno di una roba strana. Che cosa intendi per roba strana? Sta cosa che stai pestando e fa ciaf. Interessante. Porca via. No, ne qua si passa. Ragazzi, ma mi dovete avvisare però, Comunque, ragazzi, non so se ce ne siamo accorti, ma Zizia è sparita di nuovo. Probabilmente o devo provare a tornare di sopra. Vi farò sapere fra un attimo, ragazzi. One eternity later. Ma di qua posso passare, ragazzi? Aspettate. No. Non so se ci abbiamo fatto caso, che io mi sono accorta adesso che qua, a fianco a questo verme, c'è uno spazio per passare. Ok, dopo mezz'ora di vagare totalmente inutile, raccogliamo questi proiettili che ci occuperanno un altro spazio ancora nell'inventario e saliamo. Ah, ma è tutto bloccato. Hello darkness, my old friend. Ma vaffanculo, va, mi ha fatto venire una sorta di speranza. One eternity later. Ok, qui effettivamente è da dove siamo appena venuti. A meno che non mi son persa qualcosa qui, ma io non credo, ragazzi, Cioè, qua c'è, non c'è niente, c'è il nulla. Oh, merda. O forse di qua potevo andare. Oh, salve, ragazzi. Di qua potevo andare. Posso aprirla, sta porta, fare qualcosa. Ah, no, posso passare direttamente di qua. Va benissimo, ok. Mi sono persa questo dettaglio importantissimo. Oddio, Gesù, che era quel gemito un pochettino ambiguo. Oh, merda. Ok, scusa, zio, ma ok, non ha manco provato ad attaccarmi, ragazzi. Ecco fatto, eliminato. Perfetto, mi ero persa questo dettaglio importante. Sono stata a girare un quarto d'ora totalmente a vuoto per poi scoprire che mi ero perso un dettaglio importantissimo. Ok, allora, il culo del vermone finisce direttamente qui. E anche questa cosa è assolutamente disgustosa. Io vorrei tanto che tu sparissi dalla faccia della terra. Ma va bene così. Allora, se vogliamo suicidarci, qua ci sono i binari che ci aspettano. Anche se non credo che effettivamente il treno poi funzioni poi tanto. Al che? Al tornello. Cos'è il tornello? No. Ma chi? Che parte che mi devi spiegare che cos'è il tornello, ragazzi? Purtroppo sono un po' ignorante, non so cosa cazzo sia un tornello. La prima volta in vita mia che sento questo termine. Zizia che sparisce, che comunica con me attraverso l'altoparlante, non pensavo manco funzionasse. E questo che fa qua? Sto cadavere. Sti cadaveri, sti manichini, non capisco cosa. Ah! Da dove cazzo sei uscito, te? Non si sentiva manco, ragazzi, non si sente manco quando arrivano. Toh, mori, guarda. Ecco, finisco di farti soffrire. Sento un rumore comunque. Una sorta di ciancicamento. Un altro. È rimasto pure mezzo buggato. Mi dispiace per te, figlio mio. Però devi uscire. Se le vuoi prendere le mazzate, le devi uscire. Devi uscire, ecco. Bravo cagnolino, bravo. Sta giù. Finiscilo, Henry. Finiscilo. Un altro cane. Che è rimasto buggato pure questo. Ma che è sta roba? È rimasto buggato. Va, cioè penso io a sbuggate. Ecco qua. A posto. Ma quanti cazzo dei cani ci stanno qua, ragazzi? Va bene, ok, così, prima di entrare nel treno vorrei guardarmi un attimino intorno. Due patatine, una birretta. Cosa distribuisco? Cosa cazzo vuoi che distribuisco un distributore automatico, Harry? Ma pure tu, ma fai queste domande proprio dell'esistenza, della vita. C'è un bucio di culo pure qua. Tanto comodo, c'è sta pure una scala mobile che ci porta di sopra. Ma che è? È spettacolare sto posto. È
È spettacolare. Che cos'è sta cosa per terra? La bevanda nutritiva. La bevanda nutritiva, certo. Tanto mi pare d'aver capito che abbiamo tipo l'inventario infinito. Ultime parole famose, non potremo portare più niente. Questi sono stati lasciati qua a marcire. Bellissimo. E qua c'è un bucio reculo che ci riporterà direttamente a casa. Perfetto. Ok, direi di tornare. Visto i grossi progressi che ho fatto, direi assolutamente di andare a salvare la partita. Scusa, Eccoci qua, guarda che meraviglia. Siamo di nuovo nella nostra adorata casetta. Non vedevamo l'ora di tornarci, è vero? Proprio fremevo per tornare qui. C'è niente di diverso? Sembrerebbe di no, perché qua ogni tanto magari cambia qualcosa. Va bene, intanto salvo. Sembrerebbe essere tutto normale. Tutto a posto? Qua se poteva entrare da subito. Io non ci sono mai entrata, davvero. Ok. Un'asciugatrice, adesso non mi occorre, ma asciugate la testa. Una lavatrice, adesso non mi serve. Grazie, Henry. Volevi metterti pure a lavare i panni? Niente di interessante in questo momento. Una benzina. Io ci penserei un attimino ad affogare la casa. Magari risolviamo il problema. Ci sono arnesi e altri oggetti per terra. Va bene. Ok, sembrerebbe esserci niente, ragazzi, di imprescindibile, per cui... Ok, pensavo di trovare qualcosa di anomalo, ma va bene così, dai. Ritorniamo nel bucio reculo parlante. Ed eccoci qua. Allora, quindi, non ci resta che fiondarci, ovviamente, prima dentro al treno, ragazzi, dove abbiamo fatto fuori i cani linguosi buggatissimi. E vediamo un po' che cosa troviamo, oltre a sporcizia e fetore. Io vorrei ancora capire perché cazzo Sissa se ne va in giro per i fattacci suoi. E questa? Oh, Henry, dai che ci si può interagire. È una mazza da golf, sembra un ferro 9. Da quando cazzo tu sei un esperto di golf? Prendere, sì. Ok. Potente e facile da usare, ma all'aria fragile. Ah, come arma. Ok. Noi continueremo a fare affidamento sul nostro santissimo ferro. Cioè, sulla nostra sbarra di ferro. Oh, e qua che succede? C'è una sporgenza in cui questa manovella, che funziona anche da chiave, entra. Attraverso il finestrino del conducente vedo della luce entrare dal lato della galleria. Non ho capito bene quello che ha detto. C'è una sporgenza in cui questa manovella, che funziona anche da chiave, entra. Quindi c'è praticamente una manovella che si posa anche a mo' di chiave. Questo mi stai a dire in pratica. Ok. Vabbè, a quanto pare manca una manovella, manca una leva qua, manca qualcosa. Per cui ricordiamocene, perché magari potremo trovare una cosa del genere. Per cui lo terrò a mente. Immagino che l'unica cosa che adesso mi rimane da fare è prendere la scala mobile. Per cui senza troppo cincischiare mi dirigo verso la scala mobile. Che comodità. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh! Direi di salire a piedi! What the fuck? Quanto cazzo è lungo sto scalo! Piglia la concia tua madre! Ammazza che volo mi ha fatto paura! Sta lontano! Via con ste manacce luride e zozze! Che non so che malattia ci avete, ma non me la voglio prendere pure io, Bravo. Resto appeso. Ma vaffanculo. Dai, sta giù. E un altro, ma che cazzo è, oh. Sta giù. Ah! Minchia che botta mi ha dato. Sto stando all'altro, Harry. Aiuto, prima che ti colpisca di nuovo. Sta giù. Madonna santissima di Dio. Oh, ma vattene a cagare. Ma che cazzo è? Ma che c'hanno? Il pugno dei Rocky, che è? Via. Ok, siamo pronti, guarda. Allora io rimango esattamente immobile. Guarda, così faccio prima. Perfetto, così magari non rischio di farmi colpi in faccia come un demente. Sì, però sta scala mobile è infinita. Cioè, ragazzi, ma parliamone. Ma quando finisce? Giù, giù,
Non t'azzardare a toccarmi, eh! Aia! E taglia, oh, ma mamma ammazzano! Sti figli è una grandissima mignotta! Minchia, per tornare giù sarà la stessa tiritera! Ammazza, oh! Ma ragazzi, ma c'è una fine? Che cazzo! Oh, è tanto complicato. Fatto sta che la mia vita, ragazzi, sbaglio sempre tasto. Non è che la vita ce l'ho conciata tanto bene. Adesso non si vede, però forse ste bevande servono a qualcosa. Allora, qua c'è una No, sono tornata di qua. Non ci sto a credere, ma qua non ci stavo già. Aspetta, quando cazzo sto? No, non ci sono stata qua. Però c'è, cioè, raccoglie altri proiettili. Ok, io adesso che... Stammi lontano! Ok, adesso sì che siamo in pericolo. Me dovete lasciare stare, eh. Sono in pericolo di vita e non sono disposta a stare a giocare qua con voi. Scusate, ragazzi, ma è proprio una questione, eh. Ok, ragazzi, qua sì che sono riuscita. Qua non ci sono stata, però, aspettate. Non riesco a trasportare altre cose. Che cos'è? Ah! Qua c'è la leva. E quella la manopola. No, perché dice trasportare, ragazzi. Perché trasportare? Cosmetici sparsi per terra. Questi devono essere di Zizza. Perché cazzo Zizza dovrebbe avere dei cosmetici qua? Ma che senso c'ha? Io direi di provare, ragazzi. Madonna santa. Cioè, tutti sti cazzo le proiettili. Che me ne devo fare? Vabbè, proviamo. Non posso usarlo qui. E dove lo puoi usare? Scusa, zio. Ok, va bene, dai. Ho usato la bibita nutritiva. Come l'ha definita? C'è una placca sulla porta. Vuoi toglierla? Sì. Hai la placca della tentazione. Placca dal mondo della metro. Raffigura una donna e dice... Temptation. È la placca di Zizza. Che me ne devo fare della placca di Zizza? Scusa. Non so, riga. Ah, però possiamo entrare. Fermi. Oh, oh merda. Are you okay? Ti sembra che stia bene? It's just a dream, right? Ti sembra il momento di guardargli le tette. I drank too much last night. Got to do that special favor for you. Ma mi sembra il momento. Raga! I feel like I'm dying. Okay. It's just a dream. Su Zizza gli hanno scritto. Ma scusate. E gli ha appoggiato la mano su Zizza. Ragazzi, questo dovrebbe essere un momento tragico. Ci hanno messo pure la musica, l'atmosfera. Io non riesco a sentirmi coinvolta in tutto questo. No vabbè, è triste, ragazzi, per carità, cioè. Però ando stiamo? Ah, ma io non sono entrata in un bucio di culo. Cynthia. Zizza. Cioè. Man, what's that noise out there? Sì, ma no, ma sul serio? Cioè, ci hanno fatto apparire questa morte come una cosa assolutamente grave. Ma io penso che un giocatore non possa sentirsi poi
così tanto coinvolto perché è un personaggio che abbiamo a malapena conosciuto, cioè l'abbiamo incontrato e non è che ci abbiamo passato manco tanto tempo insieme, cioè se n'è andata per i cazzi suoi e l'abbiamo vista 2 o 3 volte, quindi ci hanno fatto sto momento assolutamente drammatico. A che pro, cioè con la musica, con... cioè, non lo so, al fine di spezzarti il cuore, cioè, ma a me se stanno a spezzare le palle, non l'ho capito. Cioè, no, non ho capito l'intento, sinceramente. Poi, tra l'altro... il numero scritto su Azizza, ma perché? Vedete che facevo bene a chiamarla Azizza? Cioè, fatto sta che io avevo appena usato, ragazzi, la bibita nutritiva e siamo tornati dopo a casa nostra dove ci si rigenera la salute. Scusate, cioè, io comunque lascerò... che cazzo ho fatto? Ho premuto triangolo, ragazzi, ha messo un proiettile nel... vabbè, non l'ho capita io sta cosa, sinceramente, ragazzi, vi dirò, guardiamo fuori dalla finestra. Sono un'ambulanza e un'auto della polizia vicino all'entrata della metropolitana, e Azizza. Oh my god, che cazzo sta succedendo? Come hanno fatto a trovare il suo cadavere se il suo cadavere è stato dilaniato in una metropolitana di un'altra dimensione? Perché dovrebbe essere questo? Non lo so ragazzi, non so cosa cazzo stia succedendo. Vabbè, qua non si vede nient'altro, per cui direi di uscire. Va bene, a posto, yuhu! È morta Azizza, il dramma del secolo, non ce n'è fregato un cazzo a nessuno. Ma che cazzo è che parla? Ma chi parla? Oh! Ha dei numeri incisi sul petto, su Azizza, sì, è lei allora, è proprio Azizza, ragazzi. Io già me lo so scordato il numero, mi sa che era tipo 16121, ah, era alla radio. Ma che cazzo sta succedendo? Poi la radio funziona quando cazzo vuole. Are you yearning for that special place to spend quality time with your loved one? Do you need to relax and get away from it all? Come to Silent Hill for the ultimate peaceful getaway. Certo! Guarda, è il primo luogo dove andrò quando finirà sta quarantena. Questo è poco ma sicuro, Silent Hill. Allora, qua ci stanno i soliti spostati dei capoccia. Niente di nuovo in pratica, di trascendentale. C'è un altro biglietto? Ma chi è che mi lascia la posta? Chi è che mi lascia i bigliettini zozzetti sotto la porta? È scritto col sangue. C'è un ritaglio di carta rossa qui dentro. Vediamolo. Sebbene il culto stesso sia ormai scomparso, sono certo che il suo spirito permane ancora. Stanno accadendo troppi fatti strani in quella cittadina. Sto indagando 2 persone, o forse dovrei dire una sola. Ho appena scoperto che cosa sta succedendo. 8 aprile. Indagando 2 persone, appena scoperto cosa sta succedendo. Interessante. Qua fuori non succede niente di nuovo? Sembrerebbe di no. E... ok, qua c'è ancora bottiglia di vino rancido. Vabbè, comunque io mi guardo sempre intorno perché a quanto pare magari c'è sempre qualcosina che cambia. Qua intorno, qua sembrerebbe essere tutto uguale. Ok, salviamo, anzi no, prima metto gli oggetti nella cassa del palloncino sgonfio. La cassa? Grazie. Quindi direi di lasciarci, ragazzi, io non so questa effettivamente a che cazzarola ci serve. Però direi di lasciarla qua. Poi lascerei un paio di munizioni perché dobbiamo avere un po' di spazio, sinceramente. Il latte al cioccolato comunque non l'ho potuto utilizzare per curarmi, quindi magari se mi dovesse servire... ma scusate, quanti oggetti ci stanno qua dentro, mo? Ma le munizioni che ho messo? Ah, ok, le ha raggruppate. Ah, ok, fra armi e altro cambia la cosa, in pratica. Ok, perfetto, già mi stavo in panica. Comunque, vabbè. Intanto lasciamo ste cose perché ci occupano un po' di spazio. A sto punto non so se mi serviranno ancora ste cazzo de monete. Non lo so. Comunque ragazzi, salviamo. E visto che comunque oggi ho perso un po' di tempo effettivamente, ragazzi, più che altro ad andare in giro per cercare di capire cosa dovessi fare, io intanto direi di rientrare nel bucio de culo. O forse no, ragazzi. Lasciamo questa sorpresa per la prossima volta. Io non so se ci riporterà direttamente. Ma io ci voglio entrare. Il buco di culo sta diventando sempre più grande.
Ma perché? Perché? Entriamo, sì, no, ma sono troppo curiosa, ragazzi. Io sono la persona più curiosa del mondo. Quindi c'è, mo, a maggior ragione, mi ha detto che sta diventando più grande, ci voglio entrare. Voglio vedere, ci riporterà nella metropolitana? Non è la metropolitana. Oh shit. Oh shit. Ok, l'ambiente è cambiato e non sembrerebbe affatto familiare. Direi proprio di no. Direi proprio di no. Non è per niente familiare. Siamo in un parco? Cos'è? Ok, direi che questo posto non è poi così tanto familiare. Ma anzi, proprio per niente, no Harry? Non ti stai chiedendo perché sei qui? Cos'è questo posto? Dove cazzo stiamo? Ammazza. È troppo buio per vedere. Interessante, forse è perché proprio non dobbiamo vedere. Questa scritta, che cosa significa? C'è una scritta. Ammazza. Interessante. Interessante tutto questo. Davvero interessante. Cosa c'è qua? Qui c'è un'altra strana scritta. Ma in che lingua sta scritto? È uno ostrogodo. Ma che è? Ah, almeno qua ci possiamo entrare. Ci abbiamo un... Pensate di spaventarmi? Ma davvero, ragazzi? Pensate che un ululato basti a farmi entrare in panico? Poveri illusi. Allora, qua c'è un buco nel culo, ragazzi. Do not enter. Ingresso vietato. Beh, direi che io ascolterei proprio con gran piacere questa scritta. Allora, qua non possiamo entrare. Penso che l'unica cosa che si potrà fare sarà proprio entrare qui. Nonostante ci sia scritto tanto grosso non entrare. Ok, perché qua intorno, ragazzi... Da una prima così occhiata rapidissima sembrerebbe non esserci niente, per cui... Allora, io direi di approfittare, per fortuna, ragazzi, che c'è già... Come parlo oggi? Che c'è già un buco nel culo. Perché la mia intenzione era proprio dare un attimo un'esplorata, perché non ero sicura che ci avrebbero riportato alla metropolitana. Sembrava tipo una sorta di finale di capitolo. E infatti così è stato, ragazzi. Ci hanno teletrasportato in un bosco. Wow! Un bosco... Strano, con una strana struttura. Perdon? Ma che è? Il campanello. Il campanello. Il campanello, ragazzi. Chi è? Oh, ciao. Help me. Yow! Sono chiusa qui. Sì, a te, Saddi. Ma dai, davvero? I heard weird noises coming from inside there. Help! Hey, Richard, can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. Normalissimo proprio. Sei cieco o no? What's he like anyway? Sono qui! You! Vi sto ascoltando, zio. Face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Ah. Yeah. Ottima idea. Il punto è che non so se riuscirete a entrare. Sapete, da sta parte della porta ci stanno un po' di catenacci, qualcosina. Però piccoli dettagli. Ok, ragazzi, a quanto pare la tizia, comunque, cioè sti tizi si sono accorti che qualcosa qui non va. Ma non capisco cosa loro capiscono che non va. Perché se loro non riescono a sentirmi, quindi non sentono le mie grida, non sentono lamenti, non sentono niente, che cosa ci dovrebbe essere che non va? Quindi che cos'è che ti dovrebbe spingere a dire: oh, qualcosa qui non sta andando come dovrebbe? Non so, non so. Fatto sta, ragazzi, che per fortuna possiamo salvare. Quindi riprenderemo da qui la prossima volta all'esplorazione di quel nuovo
strano posto. Quello che io mi chiedo è se per ogni nuovo capitolo, chiamiamoli così ragazzi, se per ogni nuovo scenario ci saranno nuovi nemici. Perché già nello scenario della metro ne abbiamo visti diversi, i fantasmi, i cani, quelle creature che spuntavano dal muro. Mi chiedo se riutilizzeranno gli stessi nemici o se ci saranno nemici vari nel corso del gioco. Però lo scopriremo solo giocando. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Lo abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!